Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo in questo secondo episodio dedicato a War Mongrels. Siamo al secondo capitolo, punto di rottura. Il nostro obiettivo è quello di aprire il fienile per cercare gli fornimenti, quindi non sarà facile perché il fienile si trova qui e ci sono un sacco di nemici tra noi e il fienile, c'è un sacco di gente che dobbiamo Man, Fred. superare. What? I'm hungry. I'm not your mama. My mama died 10 years ago. Are you my new mama? Cerchiamo di avanzare. Shut up. Merda. Allora, questo qui si sposta, si va avanti e I wonder what indietro. happened to the villagers. There's no one here besides our comrades. I bet they're just getting shot out there. I don't think so. Sounds like target practice. One does not exclude the other. Shh. Non so se possiamo scavalcare. Aspettiamo, aspettiamo. Vediamo se... Ah no, fa passare da qui. Squadre. I gruppi di nemici funzionano come un unico organismo, si muovono in una determinata formazione, gli agiscono alle esche insieme. Se c'è un ufficiale nel gruppo, il resto dei soldati assume le caratteristiche dell'ufficiale. Cavolo, questo ci vede però. Allora, non dovrebbe vederci in teoria, eh. Ok. Cazzo. No, vabbè, dai, che stronzo. Ma non è vero, poi. Come ha fa... Ah. Ho rischiato. Questo qui si è insospettito. Però forse ce la facciamo a farlo fuori. Cioè se io striscio così... Gli do un cazzotto. Nessuno dovrebbe... Ok, non mi ha visto nessuno. Non posso prendere il corpo? Non mi fa prendere il corpo, ragazzi, che c'è un problema. Ah, questo me lo fa prendere, questo no. Non lo so. Adesso questi tre potremmo ucciderli. Allora, facciamola così. Blocchiamo il tempo, andiamo così di corsa e con lui ci zacchiamo questo così. Correndo sempre. Vediamo se riesco. Ma che... No, vabbè, uno stronzo. Ma io non capisco perché questo qui con il coltello non riesce a farlo... A farlo fuori. Cristofolino di nemico con il coltello, allucinante.
Allora, ma dimmi te se io... devo perdere un'eternità per ammazzare questi due perché sono completamente disorganizzati. Ok, ce l'abbiamo fatta. Prenditi l'orologio. Tu prendi la bottiglia. Riuniamoci. Perché cazzarola non hai preso la bottiglia? L'orologio. Cristoforo, lo vuoi prendere l'orologio? Ok. Bottiglia presa. Vabbè. Non è vero. Oh, stronzi. Ragazzi, da questa parte non è per niente fattibile perché... no, dove andate? Dove andate? Perché questo qui copre tutta questa visuale. Quindi se mi metto in questi cespugli e attiro uno di questi due, mi vede questo qui. Se lo attiro in questo cespuglio, uno di quei due mi vede questo. Quindi io vado per di qua, ragazzi. Vado per di qua. Mi accuccio poco a poco. Vado per di qua e ammazzo questi due. Tanto non c'è nessun altro, no? Non mi dovrebbe vedere nessun altro. C'è questo seduto qui. Però non dovrebbe... ma... questi due sono incoglioniti e non scavalcano la staccionata. Porca miseria, che bello. Però potrei attirarli. Allora, questo lo accoltello e a questo gli do un cazzotto. Ci proviamo. Ok. Sì, ce l'abbiamo fatta. Non so se questo qui ci vede, ma io ci provo. In teoria non dovrebbe vederci. Prendi la bottiglia, perfetto. Adesso magari questi tre li lasciamo stare. Camminiamo a carponi. Non dovrebbe vederci in teoria, Magari passiamo per di qua. E ci nascondiamo qui. Qui c'è qualcuno, qualche bastardo che magari ci vede. La visuale in realtà è coperta qui. Quindi sì, adesso fischio. Perfetto. Ok. Stiamo per arrivare al fienile, però ci sono ancora un bel po' di ostacoli da superare. Ci sono questi due qui. Sono in due, poi ci sono questi due a guardia dell'ingresso. E c'è questo che fa avanti e indietro insieme all'altro. Però forse... riusciamo ad attirare la sua attenzione.
Good night. Ok. Se adesso viene anche questo qui. Schluss. Yes. Ora, c'è questo seduto qui che è un problema. Forse sarebbe meglio fare tutto il giro. Sì. Ah no, si alza anche. E poi ci sono questi due, come cazzo facciamo? Fa tutto un giro questo. Si ferma anche, quindi abbiamo del tempo per eliminare questi due. Marcatore di visione. Il marcatore di visione permette di vedere. Scusate, qualcuno posso. Ok, sì, lo so. Dobbiamo proprio liberare l'aria qui, ragazzi. Ci tocca aspettare. Ci tocca aspettare perché adesso questo si siede e poi torna a fare tutto il giro. Mentre fa il giro, perché ci mette un bel po' a fare tutto il giro, eliminiamo questi due. Dovremmo farcela. Tanto questi qui a guardia dell'ingresso non ci vedono. Allora, ci proviamo, dai. Con il cazzotto vado con lui. Mentre con il coltello vado con lui, fa un bel po' di casino, ma non dovrebbe sentirmi nessuno. He's dead. He's dead. I'll move the corpse. Got it. Ok, fatto. Perfetto. Adesso questo torna a fare tutto un giro. Tanto passa per di qua. Se fischiamo forse lo attiriamo. Riusciamo ad attirarlo. Non ce la facciamo perché il fischio non arriva, si ferma prima lui. No. È morto uguale, ok. E mo... è un problema. Vabbè, torno indietro, me la rischio. A meno che non li attiro qui, ma non credo. No, ma non ce la fa. Se gli sparo, ne dubito. Si allarmerebbe il mondo intero. Sì, tutti quanti si allarmerebbero. Sbrigatevi, sbrigatevi. No, tutti e due. Ma dai, come ha fatto a vedermi? Beh, siamo mezzo scoperti. Ma cazzo. Ci riproviamo. Eh no, era una buona idea però. È che se ne è accorto anche l'altro. Ma se... a questo lo accoltello così. Ci provo, dai. Oppure vado direttamente con lui. E gli accoltello entrambi. No, si è allontanato quello stronzo. Che sfiga. L'idea era buona però, Ci riprovo, ma magari li utilizzo tutti e due. Uno lo vado con il coltello. L'altro... è che il tipo con il coltello è inaffidabile, ragazzi. Beh, perché non sono andati? Perché non sono andati? Ragazzi, non si muovono. Sono rincoglioniti. Adesso si è spostato. Ma che azioni di merda mi fanno fare?
meritano di morire malissimo. Sto tifando per il nemico, ragazzi, ve lo giuro. Sto tifando per il nemico. Oh, finalmente. Si bloccava. Non so perché si bloccava, ragazzi. Non ne ho la più pallida idea. Comunque, abbiamo completato l'obiettivo. Abbiamo liberato intorno al fienile. Ok, prendiamoci la bottiglia prima che sia troppo tardi. Ci servono sempre le bottiglie. Alzati tu, coglione. Evolt, keep lookout. It'll just take a minute. All right. Shit, this chain looks tough. Who's there? Who's there? You're a German? Tell me there's food inside. Oh, yeah. Yeah, they store everything here. They got me tied up, torturing me with the sight of delicious army rations. Better not lie to me, buddy. Damn, whoever you are. Ah, fuck. What's all that shooting? Executions. He's been going on for 3 years. They send transports by train. Wait, what? 3 years? Yeah, since 41 the Germans have been bringing people to these woods to kill them. For most of the time, my fucking kinsmen were the ones doing it. But 3 years? How often does the train come out? How many people on these trains? Tens of thousands. No one keeps track of this. Maybe the SS does. Wait. Aren't you a German? Yeah, but I'm not... Yeah, don't bother explaining, I get it. If you want to get in here, there's an officer near the trucks. He has the key to the padlock. Let me out. I have a plan to sabotage their operation. Wait, you got a plan? Okay, what's your name anyway? Lucas. Lucas. All right. I'll help you out. What is taking so damn long? Ottieni la chiave del fienile. C'è tutto sto bordello, ragazzi, un'ora per cercare di raggiungere sto fottuto fienile. E non possiamo neanche aprirlo. Ci serve per forza la chiave. Ma porca puttana, la chiave ce l'ha questo qui. Ehi, ciao mare. SS is slaughtering people out there. I have to do something about it. There's a guy in the bar who told me he had some plan. Some plan? E uniforme. Ordinario non gli prestano attenzione. Tuttavia, attenzione ai cani e agli ufficiali. Ok, Manfred. Si può anche cambiare i vestiti. Eccolo qui. L'abito da ufficiale. Se noi indossiamo l'abito da ufficiale, questo uniforme non è un abito d'ufficio, è un uniforme normale. I soldati semplici non ci riconoscono, mentre gli ufficiali sì, invece, e anche i cani. Quindi proviamo ad andare a prendere l'uniforme. Da dove si passa? Da qui. Questo ci vede. Ci vede anche l'altro. Bene, ci hanno già sgammato. No, non è vero. Ok, perfetto. Come facciamo? Vabbè, solo prendere un uniforme è una parola. Moving through. Ci hanno visto? Sì. Ma forse no. Ma adesso ci vede questo. Senti, vaffanculo.
Niente, ci ha sentito il mondo intero. Dai, ok, grande. Ha fatto tutto Ewald. Grandissimo. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a svangarla. Altra gente c'è qui? No. C'è la mucca. Prendi. Uniforme presa. Perfetto. In teoria. Ok. Il tizio sta qui. Questi due li facciamo fuori rapidamente. Non proprio rapidamente. Però forse non si accorgono di... No. Non sospettano di lui. Però noi dobbiamo agire in modo sospetto. Se insospettiscono altrimenti. Come li facciamo fuori a questi due? Ok. A meno che... ma cavolo, sta arrivando l'altro. Se ne è accorto. Tutti si sono allarmati, tutti. No, di nuovo da qui. No, vabbè. Cioè, me lo salva ogni 5 secondi e adesso non me l'ha salvato. Siamo di nuovo qui. Non potete nemmeno immaginare quanto ci ho messo di nuovo ad eliminare questi tizi e riprendere l'uniforme. Il piano era anche bello. Solo che c'è sto stronzo. Andava anche... Era anche buono il piano, ragazzi. Farli fuori contemporaneamente, questi due.
Però io non capisco per quale motivo non compiono decentemente le azioni che gli affido. Non ingaggiano bene il nemico, ragazzi, non capisco perché. Questo si è insospettito, Molizza con cazzotto. Saccagli un cazzotto! Niente, niente, un coglione. Ok, ce l'ho fatta. Si allarma questo? No, non si è allarmato, bene. Come possiamo farlo fuori? Ho finito le bottiglie, ma sì. Cazzarola. Strisciamo. Se strisciamo quando ci vede, mi sa che si insospettisce. Se ne accorge. Però se strisciamo adesso, forse... No, no, non striscia proprio lo stronzo. Ma puoi strisciare, no? Perché non strisci? Striscia. Bravo. Alzati subito. Adesso mentre di spalle. Lo pugnaliamo, pugnaliamo, andiamo, andiamo. Mentre di spalle, così, zac. Gli ufficiali non reagiscono ad alcun diversivo. Ah, oh merda. Niente, mi ha visto, mi ha sgammato. Bene. Non reagiscono ad alcun diversivo. Ma sono tutti ufficiali? No, è che stavo strisciando, mi hanno visto. Allora dobbiamo fare il giro, ragazzi. È un bel problema. E
cazzo. Cazzo. Dobbiamo fare una toccata e fuga. Ma forse qualcuno di loro mi vede. E mi ha visto. Ma che stronzo. C'è sempre qualcuno, ragazzi. C'è sempre qualcuno. Adesso quello lì non dovrebbe più disturbarmi. No, aspetta. Ok. Una toccata e fuga come prima, eh. Cazzotto e pugnalata. He's dead. One down. Ok. Abbiamo lasciato i corpi, ma fa niente. Accovacciati anche tu. Torna al tuo posto, coglione. Che poi dov'era, tra l'altro? Ah, era lì. Mica l'avevo visto. Allora. Non dovrebbe vedermi. Il mio piano, ragazzi, è quello di eliminare questa guardia con Manfred e quest'altro soldato con Ewald. E mi ha visto! Cioè, ma veramente. Perché queste due guardie si guardano a vicenda, quindi devo ammazzarle contemporaneamente. E forse il momento giusto è questo. Mi ha visto. Mi becca sempre. No, l'idea era buona. Il piano, ragazzi... Era ottimo, era ottimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso sabotiamo il veicolo, lo facciamo scivolare, investiamo questi tre, forse anche il quarto qui che sta cercando di aggiustare il motore, e rimane soltanto l'ufficiale. Facciamo fuori l'ufficiale, prendiamo le chiavi e togliamo il fieniere. No, non tu, tu. Sabota, veloce.
Dove vai a sabotare il coso? Ma proprio lì devi sabotare. Vabbè. Ho capito, devo ammazzare anche il meccanico. Allora il meccanico lo facciamo fuori con coso. Se ti sbrighi magari. Daglielo il cazzotto però. Mo si alzano tutti. State seduti che non è successo nulla. Dove va? Perché non vieni qui, eh? Non vieni qui, stronzo. Credo un pugno in faccia. Ti stendo subito. Sabotiamo il coso. Morti, ok. Affrettati. Oh. C'è. Perché si è fermato? Imbarazzante. Perché si è fermato a guardarlo? One down. Vaffanculo. Chiavi ottenute. Ma dove state andando? Scusate. Hey, Lucas, still in there? I got the key. Of course I'm still here. Come on, hurry up. People are dying. There you go. Wait, you're not. Questo è Lucas. Where are all the supplies? I lied. Ha mentito. You want to help me or no? My job here is to blow up that bridge to halt their operation until the Soviets arrive. Oh, you lying little prick. And with what do you want to blow it up? They took my little friend away when they nailed me in these ruins. I bet they store it somewhere nearby. Oh what, you didn't notice that well-guarded gate on the way? Vabbè, ma è un bordello, cosa tutto dobbiamo fare? Wait near the gate, I'll open it for you. 10 minutes, and we're gone. Who's we? I'm with a friend here, name's Ewald. I'm Manfred, by the way. Expect me to break your neck for deceiving my friend. Wow, you're a big boy, aren't you? Nice to meet you. Now sit tight. Abbiamo un nuovo compagno, attività sovversia. E questo nostro nuovo compagno, Lucas, che può anche usare la pistola e lanciare sassi. Ok. Dobbiamo fare un sacco di roba. Polish Home Army, yes. Porta Lucas nelle rovine del magazzino e poi qui ci serve una chiave. Libera l'aria del cancello. I'm Lithuanian and I simply want both Germans and Russians to get the fuck out of my country. Wait, weren't you Lithuanians collaborating with us? Wait, weren't you Germans just shooting people in the forest? Touché. Hey, little deceiver. You from around here? Allora ragazzi, avevo intenzione di farvi un episodio, un capitolo a episodio, però non so quanto usciranno veramente molto molto lunghi di questo passo gli episodi. Quindi è molto probabile, adesso vedrò poi chiaramente. Io adesso vado avanti ragazzi, però
poi vedrò in base ai tagli che faccio, che farò eccetera, vedrò se dividervi l'episodio in due parti o meno, perché qui la cosa si complica e è davvero tosta. Dobbiamo liberare l'aria qui adesso, sono solo tre persone, ma potrebbe essere comunque un problema. Allora, stanno in tre, però possiamo andare con Manfred, ragazzi, perché abbiamo il travestimento. Allora, questo guarda qui. Questo guarda qui. Ah, ma sta arrivando questa. Questa guardia. Cavolo. Là. Prendi veloce. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Questa però va comunque avanti e indietro. Ah no, stai dando il cambio. Sì. Io ragazzi quasi quasi... No no, dove vai? Sapete che li faccio fuori? Che? Sono messo a correre, non ho fatto nulla di strano, di sospetto. E zacchete. Perfetto. Così non mi disturbano. Questa mi sente. La chiave è dall'altra parte. Allora andiamo con... con Ewald, però facciamo tutto il giro. È che non abbiamo bottiglie, le abbiamo finite le bottiglie. Ce ne sono due qui, però dovrei eliminare queste quattro guardie. Vabbè, facciamo fuori queste due per il momento. No, no, no. Castronzo! Un po'. Ci proviamo. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Proviamo a recuperare le bottiglie perché mi servono assolutamente. Non abbiamo ancora usato Lucas. Nostro nuovo compagno. Ah no, con lui faccio un casino enorme. Quindi
se ne accorge. Ehi, vieni qui, qualcuno ha fischiato. Via. Cavolo, mi hanno visto, Fischio. Dai. Oh. Merda. Usiamo l'orologio. Però muoviti a ricaricarti. Dobbiamo recuperare fiato per fischiare di nuovo. Ma che cavolo. No, si è fregato l'orologio adesso. Beh. Che fa? Non viene qui. Oh. Dai, su. Ok. Mi sentono questi, quindi magari fischietto anche qui. Ok. Vabbè, uso direttamente a lui per tutti, li attiro fischiando a tutti quanti e li faccio fuori. A posto. Ewald, puoi venire qui a prenderti le bottiglie che sono preziosissime. Così ne abbiamo almeno due. Ah, qui c'è un manifesto. L'oggetto collezionato abbiamo scoperto che... Okay. Un poster. Va bene. Allora. Ci vuole tempo, ragazzi. Ci vuole tempo, pazienza... Ripeto, non so se vi taglierò il video in due parti, ma la mia intenzione era quella di portarvi un capitolo a episodio, quindi questo è tutto da vedere. Comunque, dobbiamo adesso recuperare le chiavi da questo, da questa guardia, da questo soldato. Sembra un tenente. Questi qui... Si accorgono di noi anche con il travestimento. Però mi sa che possiamo andare solo con Lucas, perché Lucas può usare il rampino e si può arrampicare. Quindi Ewald e Manfred le lasciamo qui e andiamo direttamente con Lucas. Facciamo così, va. Così iniziamo ad usare anche questo personaggio. Tanto qui non c'è nessuno, no? Arrampicarsi con un gancio, Lucas può arrampicarsi, sì, lo sappiamo. Dobbiamo recuperare la dinamite. Ah, ci serve Ewald. Cazzarola. Non si può arrampicare lui qui. No. Non credo. Vabbè, ciao mare. She's been
Sono rincoglioniti questi, non si arrampicano. Li facciamo fuori così. Vabbè. Vabbè. Dobbiamo scendere velocemente prima che il tipo si accorga di noi. Muoviti. Trappola a pressione. Lucas può piazzare una trappola sul percorso del nemico. Qualsiasi avversario che vi entri morirà in agonia. Ah. Mi piace. Oh, dove vai? Non credo di poter ammazzare questi tre facilmente. Ci potrei provare. Anche perché possiamo lanciare i sassi. Cioè, alla fine conviene andare a prendere la chiave e aprire il cancello così. Se ne è accorto. Non ci cascano con il sasso. Vabbè, andiamo a prendere la chiave, ragazzi. Dai, tanto ci serve per forza. Lanciando una pietra, Lucas può lanciare una pietra vicino a un avversario. Al suono dell'impatto indurrà gli avversari a girarsi verso la... Ah, no, si girano semplicemente. Mi sa. Vabbè, ci siamo, lo facciamo fuori questo. Allora, qui possiamo piazzare la trappola, La piazziamo qui. Raccogli, raccogli. Allora mettila qui. Pugnala. Pugnalalo. Ok. No. Beh, lanciamo un sasso. Cazzo, cazzo. Che fai? Ma perché ti sei spostato? Ti sei esposto così per lanciare il sasso? Vabbè, ammazzatemi, me lo merito. Lancia il sasso. Ok. Prendi le chiavi, prendi il corpo. Dobbiamo abituarci, ragazzi, a nascondere i corpi, almeno quelli più in vista. Dobbiamo assolutamente nasconderli. Non si sa mai. Abbiamo le chiavi.
Yes. Welcome, gentlemen. Welcome to the nightmare. I wanted to bet you wouldn't return. Well, I started to think they weren't so merciful the second time. In your dreams. Here's what we do next. First, we need to find my little bomb. It's somewhere in these ruins. Sì, l'ho vista la bomba. Second, Manfred, you have the SS uniform. Go down and clear the path for us. And big fella, I'll need your help with planting the bomb. You're coming with me under the bridge. I don't take orders from little deceivers. Dobbiamo piazzare la bomba sotto il ponte e far saltare il ponte. Ok, va bene. MG to cover your asses down there. Good idea. Now shake your legs, please. Ok, la squadra si è riunita, li mandiamo tutti qui per eliminare questi e recuperare le bombe. How can you kill your yesterday's comrades like just like that? My comrades are Manfred and this little bottle I'm carrying around. Mandiamo Manfred, che lui è sotto copertura, quindi possiamo mandarlo. Magari facciamo fuori prima questo. Oh, those guys. You're with them? I owe you people. What? You guys were a pain in the ass for the Wehrmacht. Okay. Lui è andato. Pissed their pants, including me, but only once. I'd laugh at that, if they weren't shooting people right around the corner. Però magari questi due neanche mi disturbano, mi sa, eh. Se vado direttamente con lui. No, mi vede quello. Ecco, mi sembrava troppo strano. Se ne accorgono tutti e due. Che bastardi, però. Dai, girati, spostati. Oh. Ok. Ewald, vieni. Via libera. Muoviti, muoviti. Ma dove vai? Dove vai? Dove cazzo vai? Vai, buttala giù. Splash. Ok, no, a volte basta un click. Magari per errore premi il tasto del mouse, eccetera, quelli cominciano a camminare e succede un bordello. Lucas, devi prendere tu la dinamite, no? Quindi spicciati. Ok, dinamite presa. You should join us. What? You should join the home army. Oh no, 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 no. We have other plans. Ah, oh, what plans? We're going home. Adesso dobbiamo eliminare questi. Andiamo sempre con Manfred, dai. Ironic, to be honest. Vediamo chi possiamo eliminare con lui. Armi stazionarie, usa un'arma stazionaria tenendo premuto CTRL facendo clic su per il mouse. Ah, le torrette, diciamo. Ah no, cavolo, c'è uno di quelli. Non l'ho visto.
Mi sembrava troppo semplice. Manfred, cerchiamo di non farci sgamare. Teniamolo sott'occhio questo. Allora. He's dead. E un andato. Guarda, se ci va bene, li ammazziamo tutti così a questi, eh. Non se ne è accorto? Olè. Là, ok. Il problema è questo. Là. Grande Manfred. Anzianotto, però si è fatto suo, eh. Ma se facciamo il giro non ce la facciamo, eh. Non si muove proprio. Non gliene frega niente. No, ragazzi, non gliene frega niente proprio questo. Ewald, senti, vieni un po' tu. Se non ci vede, questo qui. No, la bottiglia me la conservo. He's dead. They're shooting at me. Ehi, mi hanno sentito, eh. Dobbiamo usare... Dai, usiamo questo. Come cavolo funziona? Ok, così dobbiamo ingaggiare proprio... Ok. Oh no, 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 no. Aia. Curati, Ewald. Ah, da qui mi stanno sparando. Ma io non li becco da qui. Vabbè. È successo un macello, ma ce l'abbiamo fatta. Manfred, mi sa che ti curi anche tu. Però Ewald mi sa che deve restare qui, di vedetta. Vabbè, Manfred e Lucas, voi qui. Eh.
Lucas, a te ti vedono, quindi mettiti qui e accovacciati. Manfred, dobbiamo iniziare ad attirare alcuni di loro a furia di fischi e fischietti. Zacchete! Oh! Che è successo? No, no, basta, fermo, fermo. Per poco. Zacchete. Dobbiamo usare Ewald però qui. Un cadavere, no, un cadavere. Ma chi sarà stato? Chi sarà stato mai? Bella. Buonanotte. Ewald, senti, vieni un attimo, dai. Ci sei tu? Cerchiamo di non complicarci la vita, inutilmente. E ce la siamo complicata. Porca miseria, non pensavo mi vedessero, Vabbè, non è successo nulla. Ewald, torna qui. E affanculo. Vai, vai, spara. E affanculo. La mia strategia era diversa, ma... Ewald, basta strisciare e torna indietro. Tanto ce l'abbiamo fatta comunque. Cioè, a questo punto usavo Lucas. Gli sparavo con la pistola e via. Proteggi i fianchi, proteggi i fianchi, proteggi i fianchi. Adesso proteggiamo i fianchi, vai. Zack, vai. Ok. Lucas, dove stai? Lucas è ancora sdraiato lì, stava schiacciando un pisolino. Ewald, stand here. I'll climb on you to plant it higher. Can't you use your damn hook? I have to be quick. I don't really trust my homemade timer, to be honest. Why would you place it so damn high? To be sure, the whole span will blow. You sound like some kind of specialist. Well, it is my fifth bridge. Fifth? Shit, maybe I'll start to respect you if we survive this. Right, cioè, questo qui ha già fatto saltare 5 ponti. Mazza, oh. See? I set it for 2 minutes. They were the shortest 2 minutes of my life. In effetti sembra essere passato 2 secondi. Dai, adesso arrivano questi. Ma perché, merda? Ma... Allora, io ho messo... Ragazzi... Se per tutto il tempo mi ha detto di fare la guardia... Qui. Proteggere i fianchi qui, no? Per tutto il tempo. Ok? Perché quando andiamo... A... Ad attivare, a mettere la bomba, Ewald viene da noi. Che cosa serve? A cosa serve? Mettiamo Manfred allora. Manfred, ti metti tu al posto di Ewald.
cavolo ho messo? Manfred, dai, mettiti tu. E mi sa che Ewald si deve di là. Ewald, stand here. Ok. I'm on you to plant it higher. Can't you use your damn ho- okay. Port arms. Ma non arrivano, sì, sì. Yes. Flashback from under Harkov. Those guys had to be drunk too. Sono finiti? I can't. Hunting. Forse sì. Anche tu coso. Oh. È rimasto qualcuno qui? Mi sa di no. Dove devo andare? Ah, ma mi devo raggruppare... Ma... Devo liberare i prigionieri, lo scopo è questo. That explosion has drawn attention. Let's get away from here. Wait, wait, wait. You guys drew me into this stupid plan of yours. Maybe we should finish the job? There's still people inside the wagons. I'm gonna release them. Do what you want. Alright, fair point. Let's move. But... ma scusa... Come on, let's go. Ma veramente, ragazzi, dai, è imbarazzante. Cioè, lo sapevamo già, ma la, poi l'ha anche detto prima. Cioè, ma poi era ovvio, dai. Allora. You're saved. Now run like hell and don't look back. Con calma, eh. Arrivano. Via! Morti! Ma come cavolo facciamo? Quickly, Rouse! Get the fuck out of here, people! You're saved. Now run like hell and don't look back. Oh shit! Run everyone into the woods! Che fate? Vi fermate? Sì. Oh, ce l'abbiamo fatta, miracolo, non mi sembra vero. Capitolo 3, la motivazione. Tostissima, ragazzi, è veramente tosta. If there's one thing you need to know about Ewald, it's that he thrived in chaos. For him, disobeying orders was as natural as breathing.
He never cared much about anything. Just lived, trying to enjoy the living in his own ways. But what happened in Ponari changed him. He could no longer ignore the atrocities he had witnessed. So when Lucas asked for our help with his next mission, Eivald immediately agreed. Polish Home Army, Poland's national resistance movement, was a force to be reckoned with. Every Wehrmacht soldier knew that. The Poles were always ready, hiding and lying in wait, biding their time for the perfect moment to strike. No one underestimated them. Those who did, we're already dead. We were told the Polish Home Army was one of the largest resistance movements in Europe at the time. As their newest recruits and under the command of Lucas, we were tasked with helping them steal classified documents from a German military camp near Vilnius.